Ciao, oggi parliamo dell'orlo invisibile fatto a mano. Questo tipo di punto si chiama punto soffietto e ti racconto come si fa. Io sono Veronica Forconi di Cosplay Fai Da Te, The Italian Way to Make Cosplay, e applico tecniche sartoriali professionali al mondo del cosplay, perché la mia formazione è quella di sarta classica. Per quasi 8 anni ho lavorato in una sartoria su misura e questo è uno dei punti base, perché serve per fare orli invisibili a pantaloni e a gonne o abiti, ma si utilizza anche per attaccare la fodera alla giacca, sia nella parte dell'orlo sia nella parte dell'orlo della manica. È un punto molto importante e si chiama appunto soffietto proprio perché deve dare quel piccolo gioco, ma non troppo, perché le parti attaccate si possano leggermente muovere. Nel caso della gonna, perché non si imprima direttamente un tessuto sopra l'altro e soprattutto non rimanga il segno della tagliacuci, ma che si possa stirare. Mentre nel caso delle fodere attaccate alle giacche, perché la fodera si possa leggermente muovere quando indossi la giacca, quindi quando vai a infilare la manica, la fodera, grazie a questo tipo di punto, può muoversi un pochino. Partiamo subito. Questo è un ottimo modo per utilizzare tutte quelle bobine della macchina per cucire che ti sono rimaste ancora con del filo. Quindi la bobina non è piena, sopra non ci posso mettere del nuovo filo e quindi lo utilizzo per cucire a mano. Bene, ecco il nostro filo d'avanzo. Si prende l'ago, prende più o meno quello di cui si ha bisogno, mai più di una trentina di centimetri, top 50 per le imbastiture, comunque c'è una tecnica particolare per capire quanto filo ti serve. Ora ti faccio vedere come si infila l'ago senza dover utilizzare occhiali e senza dover per forza leccare il filo, che soprattutto in tempi come questi, insomma, non è il massimo. Prendi il filo. Lo giri in questo modo, senza annodarlo, senza fargli niente. Passi la cruna dell'ago dentro, riprendi il filo tra le mani, proprio se ne deve vedere proprio un capellino, in questo modo, e poi, aspetta, che io con la telecamera non ci vedo niente, vediamo se riesco a vederlo dallo schermo, riesco a centrarlo. Ok, cioè io l'ho centrato dalla telecamera, quindi esercitati e vedrai che non avrai più bisogno di niente. E se non riesci a farlo in questo modo, utilizza l'infilago, perché cioè leccare è sempre qualcosa di primo antiestetico e antipratico, soprattutto quando lavori insieme ad altre persone. Secondo, perché ci sono sempre batteri e sudicio in giro, quindi ecco, non è il caso. Ora che abbiamo anche il nostro filo pronto, andiamo a preparare l'orlo. Questo è un campioncino e io adesso vado a stirare l'orlo. Allora, di solito l'orlo si fa alto a seconda del punto in cui è l'orlo, però ecco, almeno 3 centimetri perché cada bene, perché piombi, come si dice in gergo tecnico, sono fondamentali. Quindi io mi sono presa ora 3 centimetri. C'è anche qualcosina di più. Ecco, quando stiri, se si tratta di una tela come questa che non prende segni sul diritto, puoi tranquillamente stirare anche la parte della tagliacuci. Quando invece si tratta di materiali come può essere il velluto, come dei materiali tipo delle lane con il cashmere, ecco, di solito la tagliacuci rischia di imprimersi da questa parte o anche dei cotoni fini da camiceria. Quindi invece che andare a stirare in questo modo, quello che dovrei fare è stirare solo la parte inferiore, te la stiri bene, te la prepari. Ok, adesso prendiamo il mio caro sottopentola per mettere l'asse a stiro. Ok, perfetto.
E adesso la prima cosa che è fondamentale da fare è imbastire. Quindi ti metti un po' di spilli se ne hai bisogno e procediamo imbastendo. Allora, e quando si imbastisce una cosa piatta, quindi lunga da entrambi i lati, nello stesso modo si imbastisce tenendo appoggiato sul tavolo. Occhio a utilizzare un tavolo che non si graffi, che non si rovini, non utilizzare un legno morbido, non utilizzare un tavolo antico magari. Se devi lavorare su dei tavoli particolari, quello che ti consiglio di fare è prendere, aspetta, vediamo, eccolo qua. Quello che ti consiglio di fare è prendere i tappetini, quelli dell'IKEA per il computer, e ci puoi tranquillamente lavorare sopra in questo modo. Vai ad imbastire esattamente lì dove c'è la tagliacuci. Se hai passato la tagliacuci a 0,5 cm o a 7 mm. Se hai passato la tagliacuci più fine, comunque stai almeno a 0,5 cm. Non andare sotto. Vediamo, ti faccio un po' di zoom. Non importa che sia un punto molto fitto, perché tanto questa qui è un'imbastitura che serve a tenere fermo temporaneamente, non deve subire stress, ma non deve essere neanche troppo lungo, perché altrimenti per le lavorazioni successive diventa scomodo. In cima e in fondo fai un solo punto indietro, perché comunque non hai bisogno di diciamo cose particolarmente resistenti. Quando finisci il filo da imbastire si taglia, non si spezza, perché se lo spezzi rischi di tirare quello che hai appena fatto. E se per esempio finisci in un certo punto a metà, fai un punto indietro e poi, come se io avessi finito qui e qua continuasse il tessuto, un punto un pochino più indietro, si fa un altro punto indietro e si ricomincia in questo modo. Così, e si riparte e si va avanti. Ok, adesso che abbiamo pronto il nostro orlo in questo modo, si va a tenerlo così. Quindi devi prenderlo in mano e prendiamo il nostro filo. Il filo di solito si prende del colore più simile al tessuto, però io per farti vedere la lavorazione utilizzerò un bel filo rosso. Quando cominci, nella parte della tagliacuci fai due punti indietro. Quindi primo punto, cerca di tenere sempre pulito il lavoro. Secondo punto, e così hai fissato il filo. Quello che andiamo a fare adesso è prendere un solo filo del diritto di questa parte del tessuto, per poi attaccarlo invece al margine di cucitura che è all'interno. Quando fai questo lavoro cerca di non schiacciare forte questa imbastitura, che è questa qui, perché altrimenti ti vengono delle pieghe. Vedi, qui si è già piegato e queste sono di più difficili da togliere poi in fase di stiratura, quindi conviene schiacciare poco. Allora, quindi prendo un filo del tessuto, non tiro, lascio un pochino di campanella, vedi, in questo modo. Poi prendo 1 o 2 mm, riprendo un solo filo, vedi, vado avanti. Piano piano, sto arrivando al momento critico. Ok, e lascio un pochino. Vedi? Adesso trattengo il filo. Adesso trattengo il filo perché faccio scorrere la codina in modo tale da avere più filo per cucire. Metto all'interno della tagliacuci.
prendo un filo e non tiro fino in fondo. Se tiro fino in fondo, inserisco la cruna dell'ago qui sotto, spingo verso indietro in modo tale da tirare fuori il ricciolo, tirando questo lato del filo, non tirando quest'altro, perché se no ti appiattisci tutta questa parte qui. E vado avanti. Ragazzi, con la telecamera nel mezzo è tipo impossibile. Quindi chiedo perdono. Se si comincia ad annodare perché è troppo umido, perché per qualsiasi motivo, lo ritiri fuori un pochino, cerchi di sciogliere il nodo, capisci qual è il filo che tira, in questo caso è la codina, trattieni l'altra parte, tiri fuori prima la codina, tiri allunghi il filo trattenendolo e adesso ritiri delicatamente. E poi addirizzi il riccio o ricciolo, eccolo qua. La posizione delle mani è questa, ora te lo faccio vedere da un po' più lontano. Si tiene con le tre mani sotto, pollice indice e con pollice medio, scusa, e con l'indice ci si sposta. Qui invece la posizione delle mani è questa. A forbice, due dita, due dita. Ora quindi prendo un pochino di più, vedi sul dietro è così. Se riesci a non prendere il filo da imbastire, poi sarà più facile toglierlo. Se lo prendi, poi non ti preoccupare, si trova una soluzione, cioè serve tagliare un pochino il filo. Ok, andiamo un po' avanti. Adesso ti faccio vedere cosa succede se prendi più di un filo sul diritto. Quindi inseriamo qui. Adesso prendiamo un po' più di roba. Quello che ti succede è che se io, vedi qui c'è l'ago, questo che brilla. Se io adesso vado a tirare, si vede il filo, eccolo lì. Mentre lì dove ho preso soltanto un filo del tessuto, o se è un tessuto molto fine, al massimo ne puoi prendere due, non si vede niente, cioè vedi, è perfetto. Mentre qui si vede. E fidati, anche se è dello stesso colore, si nota subito. Quando arrivi in fondo, anche qui, due punti indietro, ricordati di non tirare il primo punto, quindi questo non si è tirato, ora si fa uno e due. Ok, stessa cosa come prima, se ti finisce il filo mentre sei ancora a metà, punti indietro ripartendo da un pochino prima, da un paio di centimetri prima e prosegui. E adesso andiamo a togliere il filo da imbastire. Io tolgo il filo da imbastire con questo punteruolo a punta tonda della prima. Vedi, c'è cioè questa non buca ed è il punteruolo che utilizzo anche per aprire, per fare gli occhielli, per esempio per i corsetti, perché penetra all'interno del tessuto senza bucare il filamento del tessuto. Quindi questo qui serve per aprire trama e ordito, quindi in questo modo. Ah, ragazzi, se vi bruciate, mi raccomando, sulle bruciature olio essenziale di lavanda senza esagerare, così non vi rimangono cicatrici e lavoro, cioè funziona, garantito. Ok, adesso torniamo a noi. Come si toglie? Allora, si toglie prima il punto indietro,
in cima e in fondo. Io in questo caso lo lascerò perché questo è un campioncino che ho fatto per il book con le esercitazioni. Quindi vado a tagliare semplicemente. Occhio, perché io per esempio adesso sto prendendo anche un punto della taglia cuci o potrei aver preso un altro punto, quindi ragazzi, occhio a questa fase. Quindi si taglia solo, ecco, beh, per esempio, io sto guardando la telecamera e non il tessuto, in questo modo, e si comincia a sfilare delicatamente. Lo devi fare punto per punto? Non per forza, lo puoi fare anche in questo modo se non hai preso con il filo dell'orlo il filo da imbastire. In quel caso lì dovrai tagliare vicino al punto dove si è annodato, tra virgolette, il tutto, il filo da imbastire. Mi raccomando, non tagliare mai il filo dell'orlo. E questo è il nostro orlo prima di essere stirato. Questo qui è il punto dove avevo preso il tessuto per far vedere. Li vedi? Si vede benissimo. Ora, questo qui è un tipo di tessuto particolare, quindi se avessi preso un colore simile al tessuto, forse in un orlo o un pantalone si sarebbe visto anche poco, ma se prendi ad esempio un tessuto liscio o una gabardina fine o sul raso una cosa terrificante o sulle sete, ti si vede subito anche se è nello stesso identico colore. Ok, adesso riprendo il piano per stirare e ti faccio vedere come si stira. Eccoci qua. Allora, questo è il metodo con cui devi stirarlo. Non andare ad imprimere mai la taglia cuci, quindi ti ristiri questa parte qui, tutta quanta. Ovviamente senza il filo da imbastire perché sennò ti restano i buchi, ti rimane impresso, eccetera. Ok. Nel caso in cui ti resti ancora molto la piega, vedi? Si va a stirare un pochino di più, dando un pochino più di calore, e nel caso in cui si sia stampata la taglia cuci sul diritto, con un po' di vapore in maniera molto delicata, si alza questa parte qui e si va a stirare anche questa parte qui. Poi la appoggi delicatamente, ammesso che anche questo processo non ti faccia stampare la taglia cuci sul diritto, perché su alcuni tessuti lo fa, su molti no, però su qualcuno sì. E questo è l'effetto finale. Vedi, qui dove ho stirato meno si vede ancora la schiacciatura, qui dove ho stirato bene non si vede. Questo è il rovescio con la taglia cuci non passata perfettamente e questo è il punto soffietto quando si slega. Vedi? Quindi ti rimane un po' più morbido. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace, commenta, condividi e se ancora non hai visto il video per come fare il punto soffietto con la macchina per cucire, per quei casi in cui tipo hai 3 metri di orlo e 8 centimetri da fare, un caso senza fare nomi, ecco, quella è una tecnica che ti direi di valutare, soprattutto con il filo invisibile. Quindi vai a vederlo, te lo lascio in descrizione. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace, condividi. Se non sei ancora iscritto, iscriviti così non rimarrai indietro e sarai sempre aggiornato su queste tecniche fantastiche che cerco di trasmettere e che ti saranno sicuramente utilissime. Io sono Veronica Forconi di Cosplay Fai Da Te, The Italian Way to Make Cosplay. Applico tecniche sartoriali professionali al mondo del cosplay. E se non sai da dove partire, ricorda che oltre a fare abiti su misura, faccio anche consulenze cosplay, dove mi puoi chiedere qualsiasi cosa e velocizzare tutto il processo, oppure anche scoprire quali materiali devi utilizzare o quali tecniche. Insomma, facciamo una bella chiacchierata insieme. O se devi scoprire una tecnica, devi imparare a fare qualcosa di specifico, ricorda che faccio le lezioni private, facciamo una videochiamata in entrambi i casi e ci sentiamo prima tramite mail per capire un pochino come fare, di che cosa hai bisogno. Da parte mia e da parte di Mr. Cosplay, per oggi è tutto. Ci vediamo presto. Ciao!